2020 ci troviamo allo stand di Il Granaio delle Idee SRL, un'azienda del Padovano che è oggi qui ben rappresentata dal suo responsabile commerciale e marketing Roberto Pregnolato. Roberto, benvenuto. Ciao Fabio, benvenuto nel nostro stand e grazie per questa opportunità. Grazie a voi per l'accoglienza. Spiegaci che cos'è Il Granaio delle Idee. Quando e come nasce? Allora, Il Granaio delle Idee è un'azienda di Padova, nasce circa 20 anni fa dall'intuizione del nostro fondatore, che è Federico Allamprese Manes Rossi. Lui ebbe un'idea geniale, quella di lanciare dei nuclei per la panificazione e quindi di inserire all'interno di un sacco di farina quello che è l'ingredientistica per fare i pani speciali, la parte di enzimi che serve per migliorare la qualità del prodotto, e lasciando in questo modo ai fornai, ai pasticceri, la possibilità di utilizzare questi nuclei per panificare o per fare anche prodotti dolci, non utilizzando nessun tipo di emulsionante chimico, quindi noi facciamo solo prodotti 100% naturali. Questa è un po' la nostra filosofia e volontà fin da quando siamo nati 20 anni fa. A chi vi rivolgete? Qual è il vostro target? Allora, noi serviamo tutti i clienti artigiani, quindi panifici o pasticcerie, che vogliono produrre un prodotto di alta qualità utilizzando degli ingredienti selezionati e lavorando soprattutto con un'etichetta pulita, quindi non utilizzando nessun tipo di ingrediente chimico, perché oggi il consumatore sempre di più vuole prodotti sani, nutrizionalmente equilibrati e senza nessun tipo di additivo chimico. Che cosa presentate in occasione di questa 41esima edizione di SIGEP, quella 2020? Allora, per noi è un esordio, è la prima volta che siamo qui in fiera, per cui abbiamo portato quelli che sono i nostri pilastri, i 10 prodotti più rappresentativi dell'azienda, e insieme a questi e tra questi direi c'è anche Salus, che è il prodotto che sta avendo più successo. È il primo pane funzionale che è stato lanciato sul mercato. È un pane con 7 benefici nutrizionali e funzionali, il principale di questi è essere un alleato contro il colesterolo. Ebbene sì, è un pane molto buono che abbassa il livello di colesterolo nel sangue, e questo è frutto di una ricerca molto approfondita che è durata anni e che abbiamo anche studiato con l'Università di Padova, la nostra città che è una delle università più prestigiose in Italia. Roberto, per evitare che chi è dall'altra parte vada a dire però chissà quanto costerà, io direi di dare un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per richiedere maggiori informazioni senza alcun impegno e sfatare il mito del prodotto troppo costoso. Allora, è possibile visitare il sito di panefunzionalesalus.it, abbiamo una bella pagina dove rispondiamo a tutte le domande che ci possono essere, oppure ci potete raggiungere con una mail diretta all'indirizzo marketing@ilgranaiodelleidee.com. Roberto, Il Granaio delle Idee al suo esordio, vedo che ha tanta gente che richiede informazioni sui vostri prodotti, ti lascio libero per poter dare loro tutte le spiegazioni che potranno richiedere e ti ringrazio per il contributo. Grazie mille Fabio, arrivederci e alla prossima, speriamo di essere presenti anche alla prossima fiera, perché direi che questa è andata molto bene.